L'incrocio, un ponte con la ferrovia, un viale con un po' d'alberi nel mezzo, la vista è sempre quella di un bel pezzo, con i palazzi ai lati della via. Niente di che, però, se guardi attento la piramide, appare sullo sfondo dall'altra parte un campanile tondo. Fa irrompere improvviso in un momento San Paolo, la basilica romana. Vabbè, rifatta quella originale presa da un lampo di un gran temporale, si bruciò per un'intera settimana. Perché nell'Ottocento i pompieri non ci avevano i mezzi che hanno adesso, che coi tagli alle spese mo è lo stesso, rischiano di tornare come era ieri. Una volta sto quartiere, manco male, era pieno di fabbriche, di impianti, stabilimenti, vivi ed operanti, tanto da definì zona industriale. Sto pezzo di città fuori le mura, dove il lavoro certo non mancava, e la sera poi, quando si staccava, a casa la minestra era sicura. Dopo i palazzi c'erano i mercati, li fecero gli austriaci prigionieri, che venivano usati nei cantieri, ma dopo la guerra furono liberati. De fronte ai mercati c'era il gas, coi gazzometri, pieni la mattina, vuoti la sera, e a puzza di benzina e scioperi, operai e lotta di classe. Dopo i mercati c'era la marana, una volta pure quella laboriosa, e a testimoniare questa cosa la scritta Società Olea Romana. Sul tetto dell'impianto ormai in rovina, che ogni ragazzino andando a scuola leggeva, sillabando ogni parola nel caos dei mercati la mattina. Lì ci si andava per giocare a pallone, oppure per piazza la patente con l'istruttore, oppure impertinente una coppietta nascosta in un cantone. È la prima centrale di corrente che dava a Roma l'elettricità, simbolo allora di modernità. E il futuro mischiato col presente. E le case popolari dall'altro lato, e la dogana con i magazzini, un'altra meta per i ragazzini in cerca di uno spazio spopolato. E una chiesa in cortina dignitosa come tutta la gente del quartiere. Col campo, col teatrino, per vedere una rappresentazione religiosa. Tutti i giorni il traffico, il casino, i rumori, lo smog, la caciara, che finiva improvvisa para para quando arrivava il sabato, al mattino. E per due giorni al fine settimana Ostiense ritornava un posto umano. La calma si espandeva piano piano. Sentivi solamente la campana che annunciava la festa e il riposo. Una passeggiata andai a comprare il giornale, le paste da Andreotti o da Natale, scordandosi del ritmo morticoso. Da Fenzi a controllarti la schedina che non vincevi mai, che manca a dirlo, prima di risvegliarti con uno strillo, giù ai mercati era lunedì mattina. Adesso Ostiense gira lì in contrario, non ci sono i mercati, e manca il mercatino, una carma pensionata, non c'è casino, quello ormai puntualmente c'è un orario, venerdì sera a fine settimana, per mangiare e per imbriacarsi tutti quanti dorme dei ragazzetti tracotanti, vengono a Ostiense e inizia la buriana. Thank you.
guarda, cioè questo incontro io adesso non so se è casuale, tu ancora sei qui in zona. No, io non abito più qui. Mamma mia. Però mamma, è rimasta mamma e c'è mia sorella che vive con lei. Mamma mia, quindi fantastica io questa sto cosa. Spessissimo, io vabbè, manco qui da un paio d'anni perché stavo a San Sabba, sono ritornata che è un annetto, quindi. Quindi ti sei ritrasferita? Ritrasferita, qui in zona. Sì. Per fortuna sono rientrata nella qualcosa? Zona. Scusi? Sicuramente sì. Buonasera, prego. Buonasera, senta, buonasera. Un caffè d'orzo in tazza piccola, cosa prendi tu? Orzo anche per me, grazie. Ok. Non... Ti ricordi quando giocavamo da bambini qui sotto al portone a palla avvelenata? Ma che non o a mondo? Guarda, ma che non me la ricordo? Io ricordo ste che cose. C'era mia madre che prendeva la sedia da casa e scendeva qua sotto al portone, si metteva seduta e noi bambini giocavamo qui e i limiti non potevamo andare oltre Andreotti e non potevamo andare sì, abbiamo, oltre. Avevamo delle limitazioni proprio spazio-temporali. Sì, esatto. Il giornalaio non si poteva andare. Però si riusciva a stare in strada e quello che è strano è che questo marciapiede sembrava incredibilmente enorme. Molto più grande, adesso è una cosa normale, rientra nella normalità. La ringrazio infinitamente, grazie. Grazie infinita. Beh, ci vuole, no? Penso sì, che sia dopo. Grazie. Ti ricordi i gelati? I gelati da bambini mi ricordo e mi auguro che comunque siano rimasti gli stessi, almeno quelli nella loro integra bontà, perché effettivamente comunque mi consola il fatto che hanno aperto parecchie gelaterie, quindi io sono molto golosa. Sì, no, io non molto, però il gelato lo mangiavo volentieri. Quindi hanno aperto parecchi ristori alimentari nel quartiere, non manca. Però è straordinario, insomma, guarda sta cosa. Se tu vogliamo, te la ricordi, mamma mia? Vagamente. Mamma lavorava alla tintoria qui dei magazzini generali. Io ricordo che il primo giorno che mia madre andò a lavorare, perché mio padre era in ospedale, e quindi mia madre cominciò a lavorare per la signora Silvana, sì. E non avendo babysitter, siamo andate con lei. Oh. E praticamente di fronte al negozio c'era questo scalino e mamma ci disse mettetevi qui e state buone e abbiamo passato il tempo lì. Solo che piano piano questo scalino si è popolato e c'erano tanti bambini, c'era a parte Paola Di Giacomo che era sì, Paoletta me la ricordo, come non poi me la ricordo. C'era Massimo Iafrati che era soprannominato Rivera. Esatto. Claudio Musetti che è stato il mio primo fidanzatino proprio quando ero piccola. Ah, scopriamo gli altarini allora, eh? Perché poi lui si è trasferito, è andato via che aveva 10 anni. E poi tante altre persone, Gina, te la ricordi? Gina me la ricordo, sì, Gina Rita me la Segatori. Ricordo, Rita pure, Rita c'ha anche la sorella, sì, no? Sì, Fiammetta. E quindi tanti ricordi, i giochi che si facevano là davanti, c'era il negozio dei miei impianti, che veniva usato. Bellissima questa espressione che hai quando ricordi perché queste cose del passato. Sai che c'è? Che da bambini si vivono le cose ma non gli si dà l'importanza che hanno. Io ho un'immagine davanti alla tintoria dove non passavano le macchine come adesso. Prima era. Compravamo da papalino. Sì, papalino, come no? Metri di corda. Troppo e giocavamo a corda praticamente prendendo quasi metà della strada. E giocava praticamente Sì, perché lì c'era praticamente c'era la possibilità prima, ovviamente non c'era tutto il traffico che c'è adesso, quindi infatti, era molto diverso. No, ma era proprio il fatto che i bambini stavano tutto il giorno insieme e giocavano. Invece adesso magari lo passano davanti ai videogiochi. Ma adesso o al computer. Sì, ma anche lo stesso oratorio, cioè, è cambiato, non c'è più tutta l'affluenza che c'era prima. Cioè io adesso non. Io loro. I ragazzini l'ho tu l'hai frequentato pochissimo. Cioè, però andavo solamente a giocare a pallone con Massimo Iafrati e Claudio Musetti. No, io lo frequentavo, l'oratorio no. Lo frequentavo. No, io sono stata quasi allontanata dall'oratorio perché era una peste e non ero molto gentile con le suore che non lo erano con me. Che mi ricordo. Adesso l'oratorio di adesso più l'oratorio non c'è più niente. C'è più cioè, ci hanno fatto anche un'area parcheggio dentro, se non vado errata.
perlomeno così mi pareva di vedere. Quindi non danno nemmeno la possibilità ai bambini di andare a giocare in oratorio? Assolutamente no. Queste partite a calcio, tu ricordi le partite a calcio? Io ci andavo sempre, c'era un bel vedere lì quando giocavano a calcio. A parte comunque qui della la Nicolò Tommaseo, comunque sono cambiate, adesso è diventata la terza università, queste sì, cose visto, qua, no? Visto. Che comunque. Beh, hanno riqualificato. E quella anche era, secondo me, proprio il fatto che l'hanno andata via, era un'istituzione pure quella, come scuola, beh, come. Il fatto che ci siamo andati quasi tutti, o alle elementari o alle medie, perché sì, anche però, la Perla. Cioè, il fatto che l'hanno tolta veramente è stato un discorso, un po' me ha toccato, forse perché io ho fatto il mio primo giorno di scuola, è stato il trampolino di lancio per poi partire per quanto concerne poi il mio lavoro. Però non lo so, è una cosa, quella mi ha toccato, rispetto a tantissime altre cose che qui nel quartiere sono cambiate, perché sono tantissime se vai a vedere. Ma sì, ma io ricordo per esempio che per andare a scuola io andavo tutte le mattine a piedi, perché certo, poi la distanza non era molta. E quindi andavo, mia madre poverina doveva portare mia sorella in braccio perché era così, era piccolina, aveva 3 anni. Però è cambiato da quando hanno tolto i mercati. Ma tu ricordi i mercati generali? Sì. Hai fatto scuola guida? Tu hai scuola guida generale? penso che lì tutti siamo passati dai mercati generali con le nostre macchine. Ricordi i negozi del quartiere, te lo ricordi? I Rinaldi, gli alimentari? Ma guarda, te lo ricordi dentro come era fatto? Che aveva tutti quei cassetti di tu legno? Tu parli di questo più avanti? Dove adesso è doppio zero. Dove adesso è doppio zero, sì. Ti ricordi che aveva tutti i cassetti di legno che si vedevano tutte le i formati di pasta? Allora, noi d'Ossense abbiamo ottimi ricordi, cose veramente eccezionali. L'ho lasciato nell'82 perché sono partito e sono andato a Torino. Dopo che sono partito con il sole il 4 gennaio dell'82, sono arrivato ad Alessandria che c'erano, il treno passava dentro a 2 montagne di neve, non si riusciva a vedere da una parte all'altra, quindi è stata una cosa veramente traumatica. Però chiaramente il lavoro non c'era, per me si profilava un discorso mercati generali come tutti, come mio padre che ci ha passato la vita là dentro. Per fortuna ho avuto un'occasione e l'ho sfruttata, anche se come sono arrivato volevo tornare subito indietro perché per me Torino significava un po' l'estero, no? E ce l'ho fatta, invece è stata dal punto di vista lavorativo è stata una fortuna perché oggigiorno insomma mi ritrovo con un lavoro che, ringraziando Dio, insomma, è abbastanza soddisfacente, anche perché riguarda la mia sfera di studio. E poi chiaramente mi sono fatto trasferire e lì sono andato all'aeroporto di Alghero, dove tuttora ci lavoro e diciamo che non mi trovo male, anche perché insomma è un posto abbastanza, è un paradiso, un posto molto accogliente, i sardi sono duri una volta però che ci si riesce a entrare, sono veramente un popolo meraviglioso. E quindi devo dire che tutto sommato sto bene. È chiaro che Ostiense, ogni volta che ci torno,
ti dà quel colpo di nostalgia, no? Perché chiaramente, devo dire la verità, insomma, ti fa stare col cuore, col batticuore a 100, a 1000. E poi c'è stata questa attività, no? Che abbiamo fatto su Facebook, questo social network che è nato, che ci ha dato la possibilità di incontrarci. Abbiamo iniziato con, io mi ricordo ancora un po' di tempo fa, Paola, che diciamo è stata una delle prime che ho contattato, o quantomeno mi ha contattato lei. Da lì poi ci siamo un po' allargati, abbiamo cominciato a vedere un altro ancora. Insomma, siamo diventati un bel gruppetto e ci siamo sempre ripromessi di rivederci, di fare questa rimpatriata. L'occasione è venuta da questo gruppo Sede Ostiense Sé, che chiaramente una volta che è nato ha subito questo picco di ingressi. E da lì, cioè, mi ha dato modo di rincontrare veramente delle persone che erano 30 anni che io non vedevo e non sentivo. Questo, diciamo, dopo un po' di frequentazione ho lanciato facciamo questa rimpatriata, io l'ho buttata lì e effettivamente è stata accolta da tutti quanti con enorme entusiasmo e mi ha dato modo di conoscere persone che non conoscevo, che del nostro quartiere, ma anche di incontrare persone con cui ci ho vissuto l'infanzia, e è stata una cosa stupenda. Una tra tutti è stata chiaramente rivedere il mio allenatore, Giorgio Di Giacomo, che conosciuto, cioè ti ho trovato anche lui tramite Facebook, una persona veramente eccezionale, che ha tolto tanti ragazzi dalla strada. Diciamo, a livello sociale ha lavorato veramente bene per il quartiere e è stato un piacere enorme di poterlo abbracciare e incontrare dopo tantissimi anni e vederlo veramente in forma. È stato un piacere enorme. Poi chiaramente ci siamo incontrati anche con persone che erano tantissimi anni, per esempio con Rita veramente erano tantissimi anni, 32-33 anni che non ci vedevamo, no? 37, 37, ecco, tanta io. precisione. È stata un'emozione forte, no? Per tutti. Volevo ricordare una cosa, che nel momento in cui abbiamo fatto il raduno, mi sono trovato davanti alla sezione Ostiense, lì c'era il Partito Comunista e il Partito Socialista, e c'era un signore che attaccava il giornale, dove lì Romoletto, il nostro Romoletto, lo attaccava l'unità dove noi andavamo a vedere sempre cosa faceva il film al cinema, no? Che film trasmettevano. E parlando con questo signore, gli ho detto: questo lavoro lo faceva Romoletto. E a un certo punto una signora piccolina mi gira e mi fa: ma Romoletto era mio fratello. E ho avuto veramente un colpo, no? Cioè, un'emozione incredibile. E me la sono abbracciata. Io non la conoscevo, la sorella di Romoletto, però con Romoletto ci sono stato tantissimi anni. E me la sono abbracciata come se abbracciassi lui, no? Quindi è stata un'emozione veramente forte e importante. Allora, il primo ricordo che mi viene in mente in questo momento guardando il Bon Memmo Diana è l'unico rigore che ho sbagliato in tutta la mia lunga e peraltro modesta carriera. Allora, è il campionato 71-72, piccoli azzurri Sì, ricordi dell'Uisp. proprio immensi. L'incontro era Nuovo Ostiense Roma Ragazza, una specie di derby, perché Io neanche praticamente ricordo dove giocavamo, dove stavamo al giocando. campo della Trastevere B, quello che era in Ah, discesa, Trastevere un B, salita a seconda dei sì. punti di vista. Allora, primo tempo viene contrastato da un clamoroso gol del buon Giuliano Bulla, che praticamente da tre quarti di campo tira una suata incredibile. Il nostro portiere Aldino Forastieri, che era alto 1,94, vede partire sta palla, che lo superò, comunque si infilò sotto il 7. Noi rimanemmo con gli sguardi raccapricciati, ma che? Ha segnato, ma come? Pubblico Ma poi come, esploso. aspetta, ma chi? A Nuovo Ostiense ha giocato Ha contro la Roma segnato, Ragazzi e l'ha segnato. sì. Ma un tiro dovete da tre quarti di campo. Passo per arrivare la mano protesa da Aldino Forastieri, non era facile. 1-0. Noi attaccammo un po' confusamente, ma portiere avversario si difese senza troppi problemi. Questo vedi, per esempio, io ricordo che tu, dalla strana che è molto ricordata, io non c'ho proprio Sì. la visione. L'episodio con simpatia, avrei decine, ma volevo ricordare quando giocavo a calcio nella Nuovo Ostiense, che avevamo due gemelli nella squadra, e i fratelli Sciarra. E era troppo forte perché li facevamo fare un tempo a testa, cioè Grazie.
siccome erano uguali, il primo tempo giocava uno, il secondo tempo giocava l'altro, ed erano freschissimi, no? Era la nostra arma nei confronti di questa è stata veramente, era veramente una cosa da, che volevo dire, perché è troppo simpatica. E poi chiaramente ce ne sono decine, insomma, di situazioni con cui potrei ricordare. I generali erano, diciamo, prima considerati il punto di lavoro di tutte le persone che dovevano in qualche modo portare avanti la baracca, e si trovava facilmente lì il lavoro, perché chiaramente era un lavoro di fatica, più faticavi più chiaramente avevi introiti. Quindi la vita del facchino ai mercati generali non era molto semplice. Mio padre si alzava alle 2 di mattino e andava al lavoro e ritornava a mezzogiorno. Devo dire che praticamente tornava, mangiava e si metteva a dormire. È una vita veramente sacrificata, dura, che hanno fatto centinaia di persone qui intorno al quartiere. Io sul gruppo vedo, ogni tanto ci lanciamo, no, una foto dei mercati, qui mio padre ci ha lavorato 40 anni, qui 30 anni, eccetera, eccetera. Ti fa capire proprio che prima Ostiense era, diciamo, un punto veramente importante per quanto riguarda le abitazioni delle persone che lavoravano ai mercati generali. E alcune soddisfazioni potevano essere il cottio, no? Che era il giorno che si aspettava, perché si andava a mangiare il pesce, tutti quanti, anche i politici arrivavano, no? Quelli che si volevano far vedere un pochino, e c'era questa offerta, queste friggitrici enormi, no? di anguille, di gamberi, insomma, veramente erano cose belle da vedere, no? Semplici. E poi una cosa importante, che oggigiorno io non ho sentito più, entrando dentro un mercato, non si sente più l'odore dei mandarini. I mandarini, il profumo che tu sentivi attraversando i mercati generali, era tutt'altra cosa. Oggigiorno provate a prendere un'arancia, un mandarino, a sentire l'odore, non si sente. Quello era l'odore dei mercati generali. È quello che mi fa tornare indietro se io dovessi sentire un profumo del genere. Uh,
Allora, io sono andato a lavorare nei mercati generali a 14 anni, perché mi è venuto a mancare papà e purtroppo figlio unico, con una sorella femmina praticamente, toccava solo a me andare giù a lavorare dentro i mercati. E una volta i mercati erano fatti che si lavorava la domenica e erano chiusi il lunedì. Dentro i mercati c'erano tre cooperative, praticamente c'era la cooperativa scaricatori, la cooperativa facchini e la cooperativa pesatori, con le bascole, no con le bascole, con le bilance quelle a mano, diciamo. E praticamente c'era chi era segnato come facchino, doveva fare le esercitazioni dei facchino, portare le cariole. Il pesatore era detto solo per pesare, che c'era il bastone che si alzava il peso, uno da una parte e uno da un'altra, e poi c'era il pesatore che controllava quanto pesava e quanto non pesava. E poi c'erano gli scaricatori, chiamati scaricatori perché? Perché c'avevamo un posto assegnato della zona romanesca, parlo sempre solo zona romanesca, no frutta, solo verdura. E dovevamo, veniva il camion la mattina, si scaricava, si sistemava per terra e poi aspettavamo il fruttivendolo che veniva a comprare e gli davamo una cassetta, due, secondo quelle che voleva comprare. Però c'era un altro particolare: prima che arrivassero i carrelli, quelli a mano, noi dovevamo scaricare tutto a mano. E quando era d'inverno che venivano i broccoli, veniva il camion grande carico di broccoli, dovevamo caparli, selezionarli, fare quelli piccoli, quelli medi, quelli grandi, e tutto a mano. Dovevamo prendere, per dire, 4-5 broccoli alla volta, fare il mucchio, questi sono i mezzani, questi sono quelli più piccoli, questi sono i fioroni. E veniva il fruttivendolo e diceva: mi dai 10 broccoli? E noi che prendevamo questi 10 broccoli, gli dovevamo levare un po' di foglie perché erano piene di foglie, e poi davamo al fruttivendolo questi broccoli. E c'era un problema, che specialmente quando pioveva, con questi broccoli pieni d'acqua, perché sopra il camion non c'erano i teloni, erano tutti scoperti, e venivano questi camion e toccava scaricarli, toccava sistemarli, e ci voleva tempo. Allora dovevi fare su e giù, perché da sotto al marciapiede lo dovevi portare sopra, perché il camion si metteva a paro marciapiede, e dovevi prendere tutti questi broccoli, fare tutto questo lavoro, tutto quanto, e poi all'ultimo, per recuperare qualche soldo in più, vendevamo le foglie ai vaccari. Allora dovevamo fare il mucchio delle foglie che noi levavamo ai broccoli e fare tutto il mucchio. Poi veniva il vaccaro alle 10, 10 e mezza, diceva: allora se fai questo mucchio ti posso dare 50.000 lire, 10.000 lire, 20.000, secondo com'era grande il mucchio delle foglie, insomma, diciamo. E quelli erano soldi che praticamente erano in più da quello che guadagnavamo, perché noi, quando scaricavo la macchina, il produttore mi pagava, perché giustamente io facevo il servizio e venivo pagato. Però non è che c'avevamo una quota fissa, stabilivamo tra io e il produttore quanto mi doveva dare e quanto non mi doveva dare. Però io dovevo fare tutto il servizio, sistemare tutta la roba, tutto quanto. Poi la roba che rimaneva la dovevo sistemare per il giorno appresso. Allora c'era il guardiano che affittava, chiamavamo i copertoni, tendoni dei sacchi, dovevamo ammucchiare questa roba, mettere sopra questo tendone e legarlo con la corda e dargli un po' d'acqua per il giorno appresso. E la mattina toccava andare prima per rilevare questo tendone, risistemare la roba, vedere quella che si era rovinata e quella che non si era rovinata, toccava fare tutta una prassi, insomma, diciamo. Però, diciamo, abbiamo tirato avanti e gli dirò di più, che quando hanno levato i mercati a me mi è molto dispiaciuto. Ma non per il lavoro, mi è dispiaciuto perché ormai era diventata un'abitudine. Per me era come un impiegato. Io la notte mettevo la sveglia, però erano più le notti che non suonava la sveglia che io mi svegliavo, perché a mezzanotte io dovevo stare dentro i mercati. E erano fino alle 10:30, alle 11, le 11:30 del giorno, a secondo quello che c'era da fare di lavoro. E purtroppo toccava farlo.
Non solo, ma poi era arrivato il momento che diciamo una cooperativa di Viterbo mi aveva dato l'incarico di scaricare delle patate a sacchi, sacchi di 25 kg, e questo camion arrivava alle 10 e mezza, perché prima non poteva entrare, perché i camion o venivano la notte o sennò dopo le 10 potevano entrare per scaricare la roba, e portava 300-400 sacchi di patate. Io le dovevo tutte incollare sulla spalla, prenderle da sotto a marciapiede, portarle dentro e fare tutta la sipa alta fino a che non avevo sistemato tutto quanto. Purtroppo era una vita così. Io, diciamo, il periodo più brutto è stato quello di scuola, perché a me mi piaceva molto andare a scuola. Però dietro queste cose la scuola è venuta in secondo piano. Io la mattina andavo con mamma, la notte partivo dalla collina Volpi da San Paolo, dove stava il deposito dei trambi. Partivamo da lì la notte, tutte le notti, e venivamo ai mercati. Io a una certa ora andavo via e portavo, diciamo, un po' di spesa a mia zia, che era la sorella di papà, che abitava via La Spezia, al settimo piano, a piedi senza ascensore. Mi incollavo questa borsa con un po' di verdura, tutto quanto, e la portavo a mia zia. Intanto che lei mi preparava il pranzo, io facevo i compiti e poi alle 2 andavo a scuola. Gli dirò di più che io andavo col tram là, col 18 che faceva capolinea a via Mondovì. Andavo lì da mia zia, pranzavo tutto quanto, poi finita la scuola ritornavo indietro, riandavo da mia zia, lasciavo la borsa di scuola perché praticamente non mi serviva, riprendevo il tram e andavo a San Paolo a casa. E la mattina presto rifacevo la stessa storia. Se non che un bel giorno a scuola mi sono addormito sul banco. Un giorno, due giorni, tre giorni, alla fine il preside ha mandato a chiamare mia zia, perché praticamente risultava che io stavo da mia zia, e gli ha detto: guardi, dice, così non si vanno avanti, dice, perché il ragazzo si addorme sul banco, dice, non segue le lezioni, non segue niente, dice, perché lui arriva, sì, sta, diciamo, un po' sveglio, però poi dopo un dato momento si appoggia sul banco e non si sveglia fino a che non sono finite le lezioni, dice, perciò a questo punto e ha dovuto smettere di andare a scuola. E allora ho seguitato presso i mercati di seguito, fino a che non hanno chiuso i mercati, poi, diciamo, mi sono sposato e tutto quanto, però la vita mia è stata dentro i mercati, non più di quello. Bella questa, eh? E guarda un po' chi c'è! Paola! Quanto tempo è che non ci vediamo, Anna? Troppo tempo. Avevamo io 4 anni. E io ne avevo quasi 7. Tu quasi 7 anni. Eh sì, perché tu sei come Tamara, quindi sì. Vi passate pochissimo tempo. Eh sì, ricordo che facevamo l'asilo io e Tamara, quindi abbiamo iniziato a frequentarci nel negozio di mia madre, da lì è iniziata la nostra storia. Io ricordo il primo giorno che sono venuta al negozio, mi ricordo che c'era Delia che stirava, tua madre, e mia madre ci fece accomodare sullo scalino dentro il negozio e abbiamo passato la prima mattina sedute su quello scalino immobili, impaurite, intimorite, perché era tutto nuovo, i macchinari del negozio, e a metà mattinata sei arrivata tu, questa biondina con questa faccia da schiaffi. Io ero così felice di queste amiche perché avrei tanto desiderato avere una sorella. In realtà c'avevo un fratello, per cui il fatto di avere
due femmine finalmente per giocare con i giochi da femmina, per me era... Io invece ho trovato il fratello che desideravo tanto, speravo pure qualcosa di più, ma non ha voluto. No, non ce l'abbiamo fatta. Episodio divertentissimo. Io mi ricordo che c'era, dove c'è l'edicola adesso davanti a Doppio Zero, prima c'era Rinaldi, no? C'era una cabina telefonica dove era il punto di incontro di noi ragazzi e anche l'unica cabina telefonica della zona. Io ero lì telefonando e d'inverno mi ricordo e alle 7 lì di sera non c'era più nessuno in giro. E mi vedo un ragazzo che conoscevo, che noi il soprannome che mettevamo era Scimmia. E aprire una 126, prendere la ruota di scorta e portarsela via. Però nel mentre il padrone si è accorto della cosa, gli è corso intorno, appresso, e chiaramente Scimmia con la ruota a penzoloni, che non ce la faceva a correre perché era abbastanza esile, ha capito che non ce la poteva fare. Allora si è fermato, ha appoggiato la ruota per terra, ha dato un colpo alla ruota, l'ha mandata verso il padrone che, tutto insomma trafelato, gli correva appresso e se l'è trovata in braccio, l'ha presa, l'ha fermata, e quindi Scimmia ha avuto la possibilità di poter scappare, andare via. Insomma, una scena veramente esilarante e divertentissima. Roma era tutta grande.
Per quanto riguarda papà, si chiama Giacomo. Era un uomo piccolo di statura, ma molto robusto, molto, molto legato alla famiglia. Però faceva un lavoro massacrante, insomma, stava ai limiti della manualità, perché il lavoro che esercitava prima all'aperto come edile, poi è passato alla Romana Gas, all'epoca si chiamava così, anzi prima si chiamava Angolo Romana, poi è diventata Romana Gas, e lui era adibito all'altiforne, cioè dove si diceva che pinzavano il carbone. In pratica si vestivano con delle tute particolari, con dei zoccoli di legno, e per qualche minuto dovevano spingere il carbone dentro gli altiforni. Normalmente non arrivi a fiato, e se mettevano della juta umida incappucciata per resistere al grande calore. E proprio in questo frangente che una volta mia madre era, siccome c'era gente, non si sentiva bene, insomma, stava delle difficoltà, ero molto piccolo, che c'era avuto? 6-7 anni, 8, non di più. Si usava a portare al portapranzo una specie di salvietta legata con portapranzo, e raccomandandomi di fare attenzione e di recarmi al cancello che è vicino all'abitazione, a Via del Commercio, come tutti sanno, insomma, dove è il gazzometro. Io, essendo la prima volta, andai lì con un po' di incertezza, e quando mi si avvicinò al cancello, si avvicinava un energumeno, un uomo molto alto, grande, grosso, e con voce tonante mi ha detto: "Che vuoi?" Io un po' intimidito, però anche ricordandomi che mamma ha detto: "Guarda, glielo devi dare tu, non lo dare a nessuno, che è bello caldo e voglio che lo mangi a bello caldo." Allora questo mi fa: "Che c'è?" Io ho detto: "Cerco papà." "Come si chiama?" "Di Giacomo." "Giacomo." Dice: "Vabbè, lo chiamo." "No, no, aspetta," come ha detto, "dallo a me, io lo porto io." Dico: "No, io, insomma, mi sono rifiutato di darglielo." Allora lui è diventato ancora più arrogante. Cioè, vabbè, insomma, ha borbottato. Alla fine si è deciso, l'ha chiamato per l'altoparlante interno. Dopo un po' mi si è avvicinato un tizio tutto nero, di carbone, con un sacco di juta. Insomma, sembra un pupazzo, una persona di cui non si capiva ieri i lineamenti, e mi fa: "Allunga la mano." Io normalmente, istintivamente, mi ritraggo. E lui mi fa: "Dai, ma non vedi, è stupido, sono tuo padre." E mi tratta pure così, un po' così. Io rimango di sasso, poi lui ha capito che è stato, mi ha fatto una carezza, devo immaginare, le mani sporche di carbone. E io sono rimasto impressionato, insomma, a vederlo conciato in quelle condizioni. Nero, che sembrava bruciato, con i zoccoli di legno, in quelle condizioni sono rimasto quasi paralizzato dalla sorpresa. Quando lui poi è tornato, mi ha salutato, che più che in saluto pareva ingrugnito, sono rimasto per un po' così. Poi mi ha fatto un gesto, l'omaccione, per dire: "Ma insomma, esce, devo chiudere il cancello." Sono rimasto a lungo sorpreso. Insomma, sono tornato a casa molto frastornato. Allora mamma se n'è accorta, che c'era: "Che succede?" E io ho spiegato: "Papà, ma che amaga, ma papà, che è così, così." E lei dice: "Oh, so, figlio mio, i lavori sono così." Insomma, ho cercato di spiegarmi qual era il tipo di lavoro che stava facendo. E allora ho cominciato ad avere la visione reale delle difficoltà, insomma, della vita, di come che vita si conduceva. E questa è una cosa che veramente non so se definirla sgradevole o semplicemente esperienza delle prime sensazioni della vita, ecco, questo, insomma. Paese che non ha più
questo gruppo, ho incontrato tantissimi ragazzi, e Francesca Romana Brega, che era la figlia di Benito, fratello di Mario, che ha fatto tantissimi film, no? Con Verdone, e Sergio Tettoni e tante altre persone che ci siamo rincontrati nel gruppo. È stato veramente un modo di ritrovarsi, di riviverci un pochettino, e devo dire che conoscere anche altre persone è stata una cosa veramente fantastica e meravigliosa. È un'esperienza che comunque va provata. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. So we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the one to make a brighter day, so let's start giving. Done it now.
tecnici, ci arrisiamo tutti quanti, a un anno di distanza, un po' invecchiati, ma come sempre belli e appassionati, eppure se all'inizio un po' esitanti. E mica mi ricordo, ma chi è quello? Certo, a quel tempo eravamo diversi. Ale, non ti ricordi? Ma che scherzi? Sì, vabbè, allora ero più snello. Oddio, ma fosse il figlio? No, non lo sai. Poi d'improvviso appare un fotogramma e ti rammenti che con papà e mamma, e pensi, snello te non ci sei stato mai. E piano piano ti si squarcia il velo e ti ricordi un campo di pallone che ti si era sgarato il pantalone domenica in parrocchia, il sole in cielo, impresentabile te, tutto sudato, guardavi le ragazze tutte in tiro, loro a far finta di guardarsi in giro, lanciando poi uno sguardo un po' schifato. E allora te dicevi, ma sti cazzi, e tornavi a rincorrere quel pallone che ti dava di più soddisfazione. Certo, a quel tempo eravamo ragazzi, e adesso stiamo qua, noi sempre belli, con qualche ruga, i capelli bianchi, magari un po' più mosci, un po' più stanchi, qualcuno senza manco i capelli, a ricordarsi dei tempi annati e a godersi l'amici ritrovati. Bravo! Bravo! Parlo io? Riguardo Stienza ho tantissimi ricordi. Appunto uno su tutti è lui, che ricordo benissimo. Abbiamo condiviso 5 minuti della nostra vita. No, però scherzi a parte, sono stata ricontattata da lui. Da lui che si ricordava molto bene di me, ma io in realtà non lo ricordavo affatto. Ed è stato carinissimo perché si è presentato una sera via messaggio con richiesta d'amicizia e dicendomi appunto che si ricordava di me da piccolina, ma io in realtà ricordi proprio vaghi della mia adolescenza a Ostiense, anche perché è terminata prestissimo. Sono andata a lavorare a 15 anni, a 20 mi sono sposata, quindi 5 anni li ho vissuti fuori zona, gli altri altrettanto, sposata, ho fatto la mamma, bambini, quindi tempi diversi, percorsi diversi che mi hanno allontanata, diciamo, subito. Però devo dire che appunto dopo il suo... No, a parte ero già entrata nel gruppo tramite Marco Guarnieri, un amico di mio fratello. E poi ho ritrovato Titti, con Titti a cioè, Titti era un ricordo nitidissimo, perché Titti è la compagna di scuola, uno dei, veramente dei ricordi che ho indelebili. Poi, no, vabbè, il giro si è allargato, anche perché con lui in particolar modo è scattata una bella amicizia, veramente bella. Poi ho avuto modo di conoscere Paola, di conoscere Daniela, Katia, tantissime persone con le quali alla fine leghi, e leghi anche molto bene, proprio perché non lo so, sono dei ricordi, quella nostalgia, il fatto che quando torni qui ti senti a casa, nonostante poi io abiti vicinissima, però è così. Sono stati momenti in cui io magari venivo qui a Ostiense proprio per cercare un abbraccio che mi mancava, e mancano certi momenti. E poi vabbè, con loro è diventato ormai, ormai è diventata la quotidianità, anche se purtroppo virtualmente, perché lui abita lontanissimo, è espatriato, stava malissimo qui a Ostiense, tanto che ci ha messo il mare, prima la neve e poi ci ha messo il mare. Però ogni tanto torna e ci fa piacere, ci fa contenti tutti quanti. E poi basta, tutto qui. Passeggiata, bellissima giornata, io sono quasi distrutta ragazzi, non so voi, ci fermiamo un pochino perché visto che abbiamo trovato questo angolo, le mie prime supplenze le ho fatte qua, in questa scuola. Quindi tu l'hai vissuta da dentro, dall'altra parte del banco cattedra, come insegnante, non come allieva. E devo dire che è
bello perché poi ogni tanto rivedi nel quartiere questi ragazzi che ormai sono diventati ragazzi, no? Ti si ricordano, se strada maestra, li vedi che sono enormi. Quindi, ma direi... ancora c'è il sistema di mettere dietro la lavagna? Tu ci sei mai finita? Beh, io non, non ho mai, ero abbastanza tenera. Tranquilla? Sì, poi no, vabbè, no. Comunque i miei erano... cioè parliamo di materna, quindi molto piccolini, piccoli. Insomma. No, no, io ho avuto problemi la anche... La crudeltà di metterli dietro la lavagna non ce l'ho mai avuta e non ce l'ho tuttora. No, io sono stata bella vivace ovunque. E eravamo tanti, tanti ragazzi. In un periodo qui hanno fatto i doppi turni. Si veniva a scuola la mattina. O ma comunque questa era, sì, è il una... Il pomeriggio si faceva teatro però, se no, ricordo, no. Applicazioni tecniche. No, era proprio scuola, cioè delle classi la mattina e delle classi... dopo scuola quindi? No, 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 non dopo ma proprio scuola, scuola regolare, io dopo mi ricordavo il dopo scuola. C'era anche il dopo scuola, con la puzza di minestrone che saliva su una cosa... con quella che portava la pentola con le ciabatte che strascicava. L'odore del minestrone è classico in tutte le scuole. Comunque è una struttura molto grossa, perché io all'epoca mi ricordo quando ho fatto le supplenze lavoravo in quest'ala, appena entri qua, entravo sulla destra e c'avevo le prime due aule praticamente, sì. ho svolto supplenze. Però c'è tutto il complesso, infatti è enorme, enorme. Ma ricordo anche le punizioni, c'era ancora qualche maestro con tutto che era una scuola statale che usava ancora la bacchetta per punire quando facevi qualcosa, cioè, o ti mandava dietro la lavagna. La Montessori, la Montessori era molto, molto lontana. Molto lontana, uno dei sì, sì. Preferiti c'era era dietro la lavagna o fuori la porta. Trovavo sempre il modo per passare del tempo lontano dalla classe. Addirittura quando stavamo in corridoio dovevamo scegliere una mattonella e rimanere con i piedi su quella mattonella. E perché la punizione peggiore che ti portavano in un'altra classe dicevano lei rimane qui con voi perché è in punizione tutta la ora. E quindi ti portavano in un'altra classe sezione. Dove venivi derisa da tutta la classe. Perché eri in punizione. E certo, io penso che chi non segue adesso informatica, cioè io mi trovo... tra 10 anni è tagliato fuori dal mondo. Esatto, però io mi trovo oggi magari con bambini che comunque magari non sanno parlare, però se gli metti il cellulare te sanno fare qualsiasi tipo di funzione. Sì. Cioè è sconvolgente sta cosa, capito? Comunque ragazzi, l'evoluzione c'è stata pure qui. Perché là sotto c'è scritto Niccolò Tommaseo. Adesso c'è scritto università di Andrea. Vabbè, certo. Ma dopo noi, per forza università doveva diventare. No, vabbè. Sono il dritto di Chicago, Sugar Bang. Arrivato fresco, fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino e mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago, Sugar Bane. So sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato 7 banche ho sfaligiato. E lo spazio limitato d'un mattino. Ragazzi, mamma mia che spago, quanto per Chicago scende a passeggiare. Ragazzi, presto sorridete, se lo disturbate, certo sparerà. Sono il dritto di Chicago, Sugar Bane, deputato del distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, wow, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene un fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Kang fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo con una stracana. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per vedere Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Avatar rifiutai. Chiaramente con questo 6 o senza 6 si è cercato di portare in risalto un po' il discorso di far rivivere un po' quello che era il quartiere. Tantissimi anni fa era un quartiere dormitorio dove praticamente era il quartiere dove c'erano tutte le fabbriche, no? E l'Enel, il gas, e
eccetera, cioè i mercati generali, dove accoglievano tantissimi lavoratori. E io mi ricordo mio padre ha sacrificato tutta la vita ai mercati generali, perché una persona si alza alle 2 di notte, va a combattere per portarsi a casa il pane e tutti i giorni fino a mezzogiorno, penso che sia abbastanza dura. E ho provato anch'io ad alzare le cassette di patate come facevano loro, con 2 dita riuscivano a metterle in equilibrio e poggiarle, no, sui carrelli. La cosa che mi ricordo io bene è il fatto che sembravo quasi fortunato, perché passare per i mercati generali significava arrivare alla scuola elementare di Nicolotto Maseo carico di frutta, e chi mi dava una ciliegia, chi un'altra, insomma arrivavo poi alla fine alla Nicolotto Maseo e vedevo i miei compagni più sfortunati che venivano dalla zona di San Paolo e che tirano fuori il loro pezzo, la pizzetta, la torta, no? La fetta di torta, e facevano a cambio con me che io gli davo la fragola o gli davo la cosa e mi prendevo un pezzo di torta. Per me era una soddisfazione enorme. E quindi dicevo, appunto, era un quartiere dormitorio, perché a una certa ora, alle 7 di sera, finiva tutto, cessava tutto, perché chiaramente si andava a dormire, i mercati erano una cosa sconsolata dove praticamente non c'era niente, ma riprendevano vita alle 2 di notte, no? Fino al sabato, poi chiaramente sabato e domenica era completamente morto. Invece adesso è tutto il contrario, io ho avuto modo di trovare, innanzitutto, sono cambiate parecchie cose, ma il fatto che è diventato un quartiere chic, no? Dal punto di vista, accoglie tantissimi ragazzi e ha preso veramente vita. Io sono rimasto veramente colpito dal fatto che alle 3 di notte vedo ancora gente che fa la fila davanti alle cornetterie, no? O davanti ai ristoranti. E c'è la gara ad aprire più ristoranti, perché prima non ce n'era uno, le pizzerie erano tutte chiuse, perché che cosa ci si stava a fare a Ostiense? Era un quartiere dormitorio, quindi a livello sociale veramente c'era pochissimo. E c'erano alcune persone, come ricordo appunto Giorgio Di Giacomo, che si davano da fare, no? per far sì che i ragazzi trovassero qualche cosa di diverso nel campo proprio del sociale. Dalla parte della Marana, laggiù in fondo, che adesso ci hanno fatto tutte quante, lì si fermavano tutti i cammi in fila, chi arrivava prima, chi arrivava dopo, tutti i cammi fermi, infine a che non apriva il cancello per poterli far entrare. E questo, se il cancello apriva verso l'1, 1:30, a secondo poi quanti ce n'erano dei cammi, perché vedevano, i vigili vedevano quanti cammi c'erano, allora cercavano da smaltire, perché praticamente arrivavano fino a Via Ostiense, perché tutti in fila, e venivano da Napoli, da Firenze, da tutte le parti. La maggior parte erano questi di Roma e dei dintorni, insomma, Sezze, Cervetri, la Dispoli, da quei parti lì venivano, la maggior parte erano questi qui. In più erano quelli napoletani, però i napoletani in linea di massima portavano solo frutta e andavano sotto le ditte, non venivano nella zona dove era chiamata zona romanesca, diciamo. E cominciavamo a lavorare tutto quanto, poi alle 6 suonava la campana, la sirena chiamamola, era sirena, suonava alle 6, entravano i fruttivendoli che stavano tutti in fila sul Via Ostiense a aspettare che suonava questa sirena per poter entrare. E dalle 6 in poi c'era la vendita ai fruttivendoli. Poi dopo le 10 e 10:30, venivano anche delle persone private a fare la spesa. Si riunivano 3-4 famiglie, venivano lì, compravano 2-3 cassette di roba che noi invece da tenerla per il giorno appresso, magari a meno, preferivamo darla a questa gente qui, insomma, pagandola, perché non è che gli regalavamo niente. Però diciamo, se il fruttarolo pagava 5, loro pagavano 3, però diciamo guadagnava sia il familiare e anche noi, che non dovevamo sistemare questa roba per il giorno appresso. E questa andava a finire sempre verso le 11, le 11 e mezza, perciò erano 11 ore e mezza di lavoro che noi svolgevamo lì dentro. Poi, una volta sistemato tutto quanto, ritornavamo a casa e finiva lì. E però d'inverno io avevo sempre mia moglie con il cambio pronto, perché quando pioveva alle 6, prima che iniziava la vendita dei fruttivendoli, venivo a casa, abitavo qui, e facevo un tempo a venire a casa, a cambiarmi, mettermi la roba asciutta e ritornare a lavorare. E questa era tutta la prassi di tutti i giorni, insomma, diciamo. Che poi noi lavoravamo anche la domenica,
però poi il lunedì c'avevamo di riposo e tanto è vero ci dicevano lavorate come i barbieri che la domenica lavorano e il lunedì riposano. E questa era la vita di tutti i giorni, che poi praticamente d'estate uno il lunedì se ne andava al mare perché praticamente non dovevi lavorare e tutto qua, e questa è la vita di tutti i mercati. Praticamente era, si svolgeva questo lavoro qui. La mattina poi arrivavi a mezzanotte, poi andavi a prendere il caffè, incontravi quell'amico, ti facevi la chiacchierata. Una volta sistemata tutta la roba, c'avevi diciamo 10 minuti, mezz'ora, secondo quello che ti arrivava da sistemare, perché prima delle 6 doveva essere tutto sistemato e i cammi dovevano uscire tutti dal mercato, perché quando entravano i fruttivendoli il mercato doveva essere sgombro da tutti quanti. E lì cominciavamo la vendita dei fruttivendoli, poi veniva il facchino con la cariola, caricava quello che avevano comprato i fruttivendoli. Qui su Biossienze c'erano i cammi che portavano la roba dei fruttivendoli, gliela portavano a destinazione, il facchino con la cariola gliele portavano fino qui da fuori, veniva pagato e scaricavano sul camion che gli doveva portare la roba al negozio o al mercato, tutto quanto. E questa era la vita di tutti i mercati. In quanto riguarda il mercato ittico, era una festa tradizionale, ma vi spiego il perché. Perché facevano il pesce fritto e c'era un locale dentro ai mercati che durante tutto il giorno, anche quando non c'era questa festa, lui cuoceva questo pesce fritto. Noi che lavoravamo lì dentro, andavamo lì, prendevamo una pagnottella col pesce fritto dentro. Non mi ricordo quanto veniva a costare, però era una stupidaggine. Però era il pesce che ti dava quella soddisfazione perché era caldo caldo. Che è successo poi? Che a un momento si sono inventati il cottio. Il cottio veniva fatto dalla sera fino verso le 4 o le 5 che poi ricominciava il mercato. Questo signore aveva delle caldaie grandi grandi, buttava il pesce lì dentro e lo friggeva. La gente che veniva a vedere il cottio, perché era rinomato, perché stava sui giornali, veniva il sindaco, andavano lì e si prendevano un pezzettino di, diciamo, un gabarè piccoletto col pesce fritto, caldo caldo, perché questo signore lo cuoceva in continuazione. E più c'era l'esposizione di tutto il pesce, che i pescivendoli lo facevano a regola d'arte, insomma, diciamo, mettevano tutto in mostra il pesce. E questo durava 4-5 ore, questo cottio, ma la gente era una cosa infinita, la gente che veniva a vedere questa cosa, perché era una cosa fatta bene. E in più poi c'era la parrocchia dentro, che io mi ricordo il prete si chiamava Don Corrado, ma era una persona che non sembrava un prete, perché lui chiunque incontrava si fermava a chiacchierare, a raccontare barzellette, andavamo a prendere caffè insieme. Qualsiasi cosa chiedevi, lui si era disponibile e lo faceva. Per me non era un prete, era uno come noi, che lavorava dentro i mercati, non perché era vestito da prete. Lui veniva la mattina, entrava, salutava tutti quanti, tramite il microfono salutava, buongiorno, sono arrivato, sto dentro i mercati, qualsiasi cosa, venite su in parrocchia e facciamo tutto quanto. Però poi dopo, piano piano, questa cosa del cottio è andata a sparire. E vi dirò di più, che noi che lavoravamo lì dentro ci è un po' dispiaciuto, perché era una cosa che riuniva molta gente e contemporaneamente faceva vedere la vita che si faceva dentro i mercati. E però poi non si sa il motivo, l'hanno levato da mezzo. Poi hanno cominciato a spostare, perché c'era pure abbacchi e polli, c'era il mercato di abbacchi e polli là dentro. E questo mercato di abbacchi e polli è stato il primo che hanno spostato, l'hanno levato da... Però come struttura era rimasta lì. Ecco perché i mercati questi qui erano diventati piccoli, perché questa struttura di abbacchi e polli non serviva a niente, stava lì abbandonata e ogni tanto crollava qualche pezzo. Se loro, diciamo il comune, aveva intenzione di tenere ancora i mercati qui, bastava buttare giù quello. C'erano i frigoriferi che non funzionavano più, perché sotto c'erano i frigoriferi che
le ditte avevano la zona loro e portavano la frutta dentro al frigorifero, poi la mattina l'andavano a riprendere. Però a un dato momento questi frigoriferi non hanno funzionato più, praticamente erano abbandonati pure qui. La ferrovia non funzionava più e stava tutto lì abbandonato, perciò io dico, è un'idea mia, perché può essere pure che mi sbaglio, se loro avevano intenzione di lasciare i mercati qui ancora, bastava che levavano la struttura dei abbacchi e polli, la struttura dei frigoriferi, la ferrovia, e il mercato si allargava, perché loro hanno detto che levavano i mercati perché con i mezzi che ci stanno adesso sono più grandi di quelli che c'erano prima e nessuno lo mette in dubbio, e i viali dice che erano piccoli. Però se voi buttate giù queste strutture che praticamente non servono e che a un dato momento stanno crollando, il mercato si allargava. E ecco là che poteva funzionare. Comunque hanno deciso di levarlo da qui, nessuno, io sono in pensione, perciò non è che mi, però mi è dispiaciuto perché praticamente qui la zona era fondata sui mercati, perché qui all'angolo dove sta doppio zero c'era Rinaldi, che vendeva il pane, la pizza. Allora tutti quanti noi andavamo, uscivamo, davamo lì un pezzo di pizza con la mortadella e ritornavamo dentro a lavorare. Ecco, era diciamo una cosa tradizionale, non è che perché uno diceva vado lì a fare colazione, no, era una tradizione che uno ci aveva. Andavamo a mettere ai 9, io vado da Rinaldi, che mi porti un pezzo di pizza con la mortadella dentro, ti do i soldi, portami qui, ha capito? Era una cosa, diciamo, qui purtroppo il quartiere è andato in demolizione, perché con i mercati c'era più movimento, nel senso dalla notte fino al primo pomeriggio qui il quartiere era una favola, perché io mi ricordo la festa del gas, diciamo quando c'erano gli incontri dei pugilati il primo maggio, andavamo tutti lì, noi giovani diciamo, però poi andava tutto abbandonato. Io mi ricordo con altri quattro amici, tra cui c'era Nicolai, c'era Subissi, Giancarlo che abita lì dentro, e altri due amici, avevamo fondato questa cosa da tenere lì con Don Gregorini, al campetto, avevamo organizzato per tenere questi ragazzini, 130 ragazzini ci avevamo, perché ognuno ci aveva un gruppo, diciamo, no? Assicurati, perché eravamo andati all'oratorio a San Paolo a vedere come si poteva organizzare questa cosa, e ci hanno dato delle spiegazioni, e noi abbiamo fatto, questi bambini erano assicurati dalle 4 fino alle 6 che non andavano a casa, responsabili i genitori che li dovevano accompagnare e riportare a casa, però quando stavano dentro al campo la responsabilità era nostra e li dovevamo tenere lì. E con Don Gregorini avevamo fatto questa cosa qui. Poi andavo un momento, c'era un signore Mario Lalunga, che è deceduto, Porello, ha organizzato, dice, ma perché pure noi grandi non facciamo un torneo di sabato? Facciamo una squadra, invitiamo qualche squadra a venire qui e tutto. E abbiamo fatto questa squadra, e tra cui è venuta la squadra di Califano un sabato. Ma non gli dico la gente che ci poteva stare dentro al campetto, per la gente che c'era non si entrava più, perché, ma non per il fatto che era venuto Califano, era il fatto che venivano a vedere noi, che poi tenevamo questi ragazzini, che poi noi ogni fine anno a questi bambini gli davamo una medaglia per partecipazione, insomma, c'era quello che c'era la squadra da Lazio, quello che c'era la squadra da Roma, quello la squadra del Milan, insomma, diciamo, era. E facevamo fare queste partite a questi ragazzini, piccoli tornei, e chi vinceva, però a parte poi davamo la medaglia a tutti, però era la soddisfazione che vinceva, gli davamo un attestato della partecipazione e tutto qua. Poi quando è andato via Don Gregorini hanno cominciato a farci fuori tutto quanto dal campo, perché poi c'erano dei genitori che venivano lì, davano una mano a noi, e chi veniva a dare una pulita, chi veniva a fare questo. C'era un signore, si chiamava Filippetti, che faceva lo stagnaro, e tant'è vero che avevamo ideato farci dentro gli spogliatoi
da mettere dei scaldabagni per fargli fare le docce ai bambini, però non c'era spazio per poterlo fare. E allora questa signora ha messo 2 o 3 scaldabagni per l'acqua un po' calda, per darsi magari una prima sciacquata, perché sudavano d'estate, sai. E pensi che noi ci eravamo inventati con un carrello di quelli dei bambini da fare le righe al campo. Avevamo trovato il sistema, mettevamo un secchio con la carce dentro e poi con questo carrello giravamo e venivano righe, per dire, da ride. Però insomma, diciamo, anche i bambini, per impararli che dovevano fare dentro al campo tutto quanto. E poi dopo, invece, dopo andato via Don Gregorini, è andato tutto a sfascio. E questa è la vita che abbiamo fatto qui nel quartiere. Understand what happiness is.
Italia.